Thank you Buongiorno, ben trovati amici di Coffee Break Estate. Quando pensavamo dunque che la lunga estate calda da un punto di vista meteo avesse trascinato anche la politica sui lidi al fresco e soprattutto in una sorta di pausa estiva di una settimana, sì, ma pur sempre una pausa, ecco che la politica irrompe. In questa estate, regalandoci una serie di spunti che oggi affronteremo con i nostri ospiti in studio, ma che vanno valutati con una certa attenzione. È di ieri la notizia eh, tirata fuori dal giornale di Alessandro Sallusti di una possibile eh, inchiesta, o meglio. La possibilità che la magistratura possa eh, immaginare un'inchiesta contro Arianna Meloni per colpire eh, la Premier, con tutto quello che da ieri in, a livello di reazioni è successo. Eh, oggi ci sono due interventi eh, abbastanza importanti sui giornali, quello di Matteo Renzi che è stato indicato un po' come uno degli ispiratori di questo, chiamiamolo, complotto, eh, il quale ovviamente nega tutto, anzi ricorda di essere stato additato lui stesso come uno eh, degli antisistema nel libro proprio che Alessandro Salusi ha scritto eh, con eh, Palamara, visto che è stato avvocato il sistema Palamara. E poi l'intervista all'altro all vicepremier. Mentre Giorgia Meloni vi, vi vede in conto nella masseria Matteo Salvini, Antonio Tajani che oggi racconta la sua, non solo in fatto di diritti ma un po' su quello che è il programma del centro-destra di questo governo da qui ai prossimi mesi. Andiamo con ordine, partiamo dalle notizie del giorno, intanto cominciamo a presentare i nostri ospiti in studio, i colleghi, Antonio Fraschilla per Repubblica, buongiorno, ben trovato, con cui parleremo di tutto questo. Claudio Conte, ben trovata anche a te, Sandro Iacometti. Ciao, buongiorno. Sì, però, buongiorno. e Alessio Postiglione. Eh, eh, tra l'altro parleremo anche, visto che abbiamo buongiorno. introdotto il tema caldo, eh, Postiglione, parleremo anche di eh, meteo e di sostenibilità del clima, del Green Deal e tutto questo, è uno degli argomenti che comunque affronteremo. Fabio Salamida, buongiorno, collegato con noi, dovrebbe essere pronto, eh, collega di Today, eccolo qui, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Fabio. grazie per l'invito. Allora, direi di fare subito un primo giro di eh, opinioni. Eh, Antonio Fraschilla, ti chiedo quanto è credibile che ci sia un complotto, è un'ipotesi in campo eh, contro la Premier partendo da un attacco alla sorella, è un tentativo da parte di qualcuno del centodessa di disinnescare prima una mina che sarebbe comunque esplosa, quanto c'è di concreto secondo te in tutto questo? Beh, eh, non è la prima volta che nel nostro paese diciamo, mh, si evocano complotti della magistratura con pezzi della politica e eh, della sinistra. Pensiamo ai casi Berlusconi, però questa è un'eccezione, quella che è accaduta ieri con eh, l'articolo del collega Sallussi. Di solito il complotto si evoca dopo che arriva un avviso di garanzia o un atto giudiziario o qualcosa che abbia a che fare comunque con indagine. Qui siamo al complottismo preventivo. E onestamente. Devo dire, è abbastanza uh, singolare che un giornale apra dicendo che sta arrivando un complotto, non dando alcun elemento poi giornalistico. Che è, il nostro mestiere prevede anche verificare, essere puntuali, un minimo su quello che scriviamo. Qua si parla, non si è capito bene di di che cosa si dicono solo due cose concrete in, in questo diciamo, articolo cioè la, il soggetto che dovrebbe essere coinvolto che è la sorella della Premier Arianna Meloni è possibile butta lì con il, il traffico di influenze che poi è un reato così vago e diciamo, è poi è difficile anche da oggi non c'è un, un condannato in Italia per traffico di influenze tra l'altro detto questo è chiaro che poi si scatena il bel am, eh, diciamo Politico, però onestamente mi sembrano molto vaghe le cose. cioè Oggi di cosa dovremmo discutere? Di, di una possibile indagine nei confronti della storia della Premier, perché? Per cosa? Eh, può essere eh, stato ma... un sentore di qualcosa in arrivo che ha indotto appunto a disinnescare prima un possibile. Un possibile ma eh... Se io ho notizie di una cosa concreta e quindi voglio anticipare quello che sta avvenendo devo dare qualche elemento in più almeno di dire, di che procura parliamo di che aree di quali interveniamo cioè, i, così, i così. dati concreti però sì. due abbiamo detto uno sicuramente sì, il cita, destinatario e l'altro almeno il reato traffico di influenza è credibile esatto. lo, credo, lo chiedo anche a Claudio Conte Ma io ho grande stima del direttore Sallusti quindi ritengo che eh, se lui abbia eh, scritto questo eh, articolo mh, abbia le sue fonti Abbia le sue motivazioni, eh, non è un qualcosa di nuovo, mh, come diceva il collega, no? eh, complottismo, mh, ricordiamo tutti. No? Il metodo Palamara: quindi questo asse tra procura, eh, giornali e, e politica che mh, vanno in qualche modo a uh, uh, indebolire. Uh, esponenti di governo. Uh, per quanto riguarda Arianna Meloni, eh, insomma, uh, lei uh, neanche conosceva ad esempio uh, Giuseppina di Foggia, così dice, e, e invece una delle uh, accuse che gli è stata mossa è quella di averla nominata ai vertici di Terna, uh, così come le, le sue influenze nelle nomine Rai, uh, così come in tanti altri casi, uh, quindi Bah, io mh, penso che, che ci potrebbe essere, no? bisogna approfondire questo, questo tema, non, non lo escluderei. C'è chi parla addirittura di, di attacco alla democrazia, perché eh, andare a colpire eh, familiari del Presidente del Consiglio eh, per indebolire il governo può essere una strategia. Oh, per il momento que questo colpo però non c'è stato se non mediatico. Sandro Iacometti, tu come la leggi questa vicenda? Allora, anche io devo confermare che conosco molto bene Alessandro Solusti e se ha scritto una cosa del genere ha i suoi motivi e ha avuto eh, informazioni precise, su, eh, poi bisogna vedere quanto fondate, però ha avuto informazioni precise sulla, su, su, su questo scenario. <coughs> Lo scenario è tutt'altro che inedito, nel senso che l'abbiamo visto messo in atto eh, più volte in Italia, ricordo solo i casi di Mastella, i casi di lupi in cui ci sono state operazioni giudiziarie che hanno colpito il caso della stessa famiglia Renzi, che è stato colpito proprio sulla base del reato di traffico di influenza illecita che Sono stati colpiti eh, per evidenti finalità politiche, perché poi le inchieste si sono tutte risolte, non nulla di fatto, e attacchi giudiziari molto pesanti nei confronti di alcune, alcuni soggetti politici che evidentemente stavano disturbando diciamo, il, eh, i manovratori. E per quanto riguarda l'allarme preventivo, ricordo che eh, nell'ottobre del 2022 eh, Crosetto fece una denuncia, poi parlò sui giornali dicendo: sta succedendo. Qualcosa, attenzione perché ci sono i poteri che si muovono <ride> contro il governo. Tutti, ah, ma perché? Cosa dici? Se sai qualcosa, vai in procura. Fai un esposto. Lui l'esposto l'aveva fatto effettivamente, ma non ne parlava per questioni di segretezza, di segreto d'ufficio. Poi sappiamo tutti cosa è successo: è esploso il caso Striano con le 800 eh, accessi al SOS in due anni, con tutti i nomi, la maggior parte esponenti della maggioranza, eh, diciamo messi tu attenzionati, dici, Il prima. direttore potrebbe aver saputo qualche cosa e quindi averlo. No, un perché l'atteggiamento diciamo, un po' eh, diciamo minimizzatore nei confronti di quello che ha detto Sallusti o come diceva beh ma questo stanno facendo il complotto preventivo per difendersi da chissà che cosa o per bloccare magari eventuali iniziative dovrebbe dire nomi, cognomi però le stesse critiche sono state fatte nei confronti di Crosetto poi sappiamo tutti cosa è successo quindi Crosetto aveva assolutamente motivo fondato per dire quello che ha detto e poi abbiamo visto eh, che, che, che si è verificato e per, per il resto eh, eh, diciamo che negli ultimi anni noi abbiamo in Italia eh, avuto dive, tantissime testimonianze come dicevo prima del rapporto malato tra politica, giustizia, informazione quindi non è uno scenario così inverosimile eh, anche perché effettivamente Giorgia Meloni, la famiglia di Giorgia Meloni in particolare da alcuni quotidiani è stata diciamo, messa sotto la lente in maniera abbastanza decisa, abbastanza determinata abbastanza violenta malgrado poi non ci fosse alcun elemento per poterne eh, diciamo, eh, trarre conclusioni di ipotesi di reato o di, di elementi di negatività o giudizi negativi però diciamo tutti i familiari antichi, parenti parenti, rece, parenti recenti parenti passati, padri mai, mai Mai visti né conosciuti, insomma, è stata scandagliata tutta il la reato vita di di sorellanza di tutti i giorni. A caccia, eh, a caccia eh. di possibili elementi negativi eh, da cui poter esprimere giudizio. Eh, volevo chiedere a Postiglione: è comunque un film già visto nel bene o nel male? Eh, questo l'ho detto ieri. Meloni l'ha detto anche oggi. Tajani hanno evocato la figura di Berlusconi e quello che è successo. Non ti sembra, però, in ogni caso. In ogni caso, che ci sia del fumus o meno in questa vicenda, un'arma di distrazione di massa, nel senso che noi finiamo per parlare spesso di questi temi e poi smettiamo di occuparci invece dell'agenda politica, quella che attende il governo eh, e il Parlamento tra pochi giorni quando ripriranno i lavori e in primis c'è la manovra. Certamente, tanto rumore per nulla. Alla, alla fine lo stesso reato di traffico di influenze è oggetto del progetto di riforma del DDL Nordio. Il circo mediatico giudiziario eh, varie volte si è verificato in questo paese, ma si determina sempre perché c'è un cortocircuito, c'è il ballon de sé, c'è la volontà di parlare di altro. Alla fine per adesso noi non sappiamo nulla dal punto di vista dell'azione della magistratura, ma la magistratura fa il proprio ruolo. Il vero problema è magari la stessa politica che rimbalza e amplifica le polemiche relative anche agli avvisi di garanzia. Ricordiamo che nel nostro sistema si è innocenti fino a prova contraria, fino all'ultimo grado di giudizio. Quindi c'è una tendenza della politica a parlare e amplificare ovviamente queste problematiche che riguardano accuse di corruzione o quant'altro. Ma anche nel merito delle obiezioni che vengono sollevate nei riguardi di Ranna Meloni, ma di che cosa stiamo parlando? Traffico di influenze? Cioè lei a capo della segreteria di Fratelli d'Italia che avrebbe eventualmente, non so, incontrato qualche manager di Stato che si vuole accreditare presso Fratelli d'Italia. E come pensiamo che avvengano queste nomine a livello di grandi città? È una cosa, normale, che è una in cosa ogni... normale, è la politica. Allora, volevo sentire anche l'opinione di Fabio Salamida, ma la sentiremo tra un minuto perché dobbiamo fermarci appena qualche istante per la pubblicità e torniamo subito dopo. State con noi. Le 9.57, ben trovati in diretta. Eravamo rimasti debitori di un commento uh, con uh, Fabio Salamida. Chiedo a te quello che ho già chiesto ai nostri colleghi: come leggi questa vicenda? Buongiorno, beh, intanto eh, come, come tutti leggo una vicenda eh, che parte da un articolo di un giornale per il momento. Non c'è un mezzo avviso di garanzia, non c'è nessun atto che lasci pensare che. Eh, Arianna Meloni sia realmente indagata eh, per qualche reato. Eh, ricordo comunque che la, eh, la famiglia Meloni, eh, oltre a esprimere la Premier, esprime eh, quella che è il capo del primo partito italiano che, per forza di cose, come ha detto anche il collega Postiglione, è quella che starà gestendo tutta una serie di dossier, come anche una serie di nomine, come una serie di incontri, che in qualche modo fanno parte eh, del gioco politico da questo punto di vista. Che lo stia facendo in modo lecito o in modo eh, illecito. Eh, Può essere anche che ci sia l'interesse di, di qualche magistrato che, che sta indagando su questo, ma per adesso, ripeto, per adesso abbiamo un articolo di un giornale e non abbiamo un atto che ce lo certifichi. Eh, detto questo, mi sembra che tutta questa vicenda. Eh, sia stata utilizzata un po' eh, a scopi propagandistici per distogliere l'attenzione da tutta un'altra serie di questioni. Eh, la prima questione che mi viene in mente è dove troverà il governo i soldi per la prossima manovra finanziaria, quali italiani verranno colpiti maggiormente eh, da questa ricerca. E in qualche modo si cerca anche di distogliere l'attenzione da quelle che sono le divisioni all'interno della maggioranza con Forza Italia che si è detta disposta a parlare di una legge della, sulla cittadinanza. Per dare la cittadinanza ai nuovi italiani e la Lega invece si oppone con forza e anche Fratelli d'Italia si oppongono con forza eh, a, questa, a questa apertura. Ecco, mh, io per ora eh, starei un attimo, sarei un attimo, eh, su, diciamo in una posizione di attendismo rispetto a questa cosa, perché finché non c'è un atto pubblico, un avviso di garanzia o qualcosa che certifichi. Che c'è un'indagine della magistratura su una persona che è comunque esposta, perché Arianna Meloni è una persona esposta che sta eh, seguendo una serie di, eh, di dossier. E io starei attento alla, diciamo, a trarre conclusioni. Questo, questo diciamo, ehm, quest attacco alla magistratura, che mi ricorda un po' i vecchi attacchi alla magistratura di Berlusconiana a Memoria. E fa parte un po della retorica di una certa destra per cui la magistratura non si deve avvicinare, non deve fare inchieste, neanche se le persone che vengono colpite da queste inchieste sono eh, potenzialmente, possono potenzialmente eh, commettere dei reati. Mi fa sorridere che una delle persone che sta dichiarando in queste ore di più su questa vicenda sia Augusta Montaruli, condannata in terzo grado per peculato, e quindi anche lì eh, la magistratura lì ha fatto un'indagine, ha accertato che lei ha eh, utilizzato i soldi della regione Piemonte. In modo improprio, e eh, infatti è stata condannata. Fa parte del gioco e eh, anche della politica il fatto che un magistrato possa indagare su un politico e sul suo operato. Aspettiamo. Eh, tra l'altro, aggiungo un'altra diciamo, un nota: eh, ormai le indagini della magistratura dal punto di vista del consenso elettorale contano poco o nulla, nel senso che abbiamo avuto tantissimi esponenti politici. Eh, indagati, condannati, che poi sono stati comunque votati, sono ormai due, eh, diciamo, due sensibilità che non, eh, non si toccano più di tanto. Quindi io... No, anche lì ehm, l'idea che ci sia questo attacco da parte della magistratura per far cadere il governo, il governo non cade per un'inchiesta su Arianna Meloni, il governo cade se non riesce a fare eh, bene quello tra che la, tra le fare, persone. Eh, i governi sono caduti con l'inchiesta della magistratura? Sì, i governatori di regione sono caduti con l'inchiesta della magistratura. A proposito di governatori di regione, eh beh, però poco, era una poco fa, però vi interrompo solo un attimo, è una questione più seria, è indagato, che questione più seria? A, chiesa, a proposito di questo, cosa, cosa indagato, proprio eh, un Toti, uno di quelli enorme. che è, è la poltrona l'ha dovuta dubbio. lasciare per il momento, no, ma insomma per lasciare, sì, lasciare, eh, per la lasciare poltrona, sì. i domiciliari, per ha detto: uscire, È in dubbio che il direttore Sallussi scriva sulla prima pagina del giornale Notizie Fondate. È questo il punto. Scusate, dice Toti, ma chi dovrebbe nominare i vertici di quelle società se non chi ha vinto le elezioni, adombrando il fatto che insomma, esiste una legittimità poi in virtù anche dello spoil system, del fatto che i membri del governo possano ascoltare a meno personalità che poi dovrebbero essere nominate. Eh, lasciamo per il momento però questo argomento perché eh, Fabio Salamida ha introdotto involontariamente quelli che sono poi gli altri temi di cui ci occupiamo, e cioè la, quelli che riguardano la politica in senso stretto e che attendono comunque al varco il governo, Giorgia Meloni, in primis la questione cittadinanza. Eh, proprio su questo oggi... C'era un'interessante intervista da Antonio Tajani eh, su Corriere della Sera. Eh, Forza Italia ha... Eh, lo ricordiamo per chi non ha seguito durante questo agosto caldo la questione, ha aperto la possibilità di introdurre in Italia gli us-scole, cioè di riconoscere la cittadinanza chi ha completato un intero ciclo di studi nel nostro nel paese, contraria Giorgia Meloni, il partito di Giorgia Meloni, contrario a Matteo Salvini e la Lega che ieri si sono visti nella masseria in Puglia. Il messaggio che manda Tajani, eh, in un'intervista tutto sommato morbida, un messaggio molto coinvolgente dal punto di vista politico è che è chiaro che le posizioni sono diverse altrimenti ci sarebbe un partito unico al governo e non tre partiti diversi ma dice eh, facendo così eh, con questa nostra idea sicuramente attiriamo anche degli elettori diversi da quelli che sono gli elettori della Lega o di, o di Fratelli Italia mi ha colpito però e lo chiedo subito ad Antonio Fraschilla una frase in particolare dell'intervista che sembra morbida a Tajani, ma questo è un messaggio molto preciso. Parlando per l'appunto della cittadinanza, dice: Ci sono persone di pelle non bianca che lavorano neanche nelle forze armate, difendono il nostro paese perché dovrebbero essere diversi da altri. Vanno bene solo se vincono medaglie. O sono meglio, e arrivo al punto, i tanti che magari vivono in Sud America ricordando un vecchio cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia, cioè il voto degli italiani all'estero? Era un messaggio certo. la Meloni, secondo te? Certo che è un messaggio la Meloni e tutto quello che sta facendo Forza Italia in questa strana estate azzurra sono dei messaggi che stanno mandando uh, alla Presidente del Consiglio. La novità è che fino. A, prendiamo la scorsa estate, Forza Italia non aveva ha avuto nessun distinguo nei confronti dell'azione diciamo, dell parlamentare e dell'azione di governo. Dopo le frasi di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, dove ha chiesto a Forza Italia un rinnovamento, un cambiamento. Dopo l'intervista eh, di, eh, di Marina al Corriere, nella quale ha detto che sui temi dei diritti civili si sente quasi più vicina alla sinistra, è, è chiaro che qualcosa è cambiato nel partito che fa riferimento alla famiglia Berlusconi. E cioè sta cominciando a parlare a porre temi diversi e cercando di distinguersi da quell'asse molto a destra tra Fratelli d'Italia e Lega. Solo cioè, secondo su... te non era nel DNA di Forza Italia, è stato un cambiamento indotto da no, quell'intervista era... famosa. No. Hai ragione, era nel DNA di Forza Italia. Questi sono temi che tutto sommato sono nel DNA di, di Forza questo. Italia. Berlusconi era d'accordo allo Scuole con due cicli scolastici, per esempio. No, erano temi che erano stati messi sotto il tappeto proprio in virtù di, di una voglia della Presidente del Consiglio di non avere alcun tipo di distinguo. Doveva essere una coalizione granitica sul programma, come se avessero firmato quel programma dal notaio e dovevano fare quello. Anche cose contrastanti come l'autonomia differenziata e il premiereato, che sono due cose. Molto contrastanti. Adesso invece sta riprendendo dei temi che sono nelle corde di, di, di Forza Italia, ma lo sta facendo in un momento politico molto delicato e da qui la tensione che c'è a Palazzo Chigi è da parte della Presidente del Consiglio, perché come diceva il collega siamo alla vigilia di una manovra di bilancio che sarà molto difficile, siamo alla vigilia del giro di boa del... Um, dell'esperienza dell di governo di questa coalizione, quindi adesso comincia anche un periodo dove si devono dare delle risposte vere al paese, la luna di miele dei governi dura un anno, un anno e mezzo perché si dice io ho trovato una situazione disastrosa, devo fare qualcosa, adesso è il momento... Di cominciare a vedere i frutti di quello che eh, diciamo, tu hai promesso. Dice, questa quindi, manovra può quindi, essere quella. E quindi eh... Tajani lancia messaggi evidenti, ma Tajani è tutta Forza Italia. Io non ho mai visto eh, diciamo, fino ad ora eh, Forza Italia con i, tutti i suoi esponenti che ogni giorno fanno interviste e parlano per esempio appunto, dello Justus Cole ma anche delle carceri, della riforma Severino, annunciano. Richieste di eh, riforme anche sulle tasse, al di fuori del programma che avevano siglato nel momento in cui si sono, sono candidati a sostegno della Premier. Ecco, questi sono segnali politici, e da qui arriva anche la grande tensione che c'è al momento in Fratelli d'Italia. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Foti ha già detto che. Quello che sta accadendo non va bene perché rischiamo di dividerci. insomma Ha lanciato un messaggio chiaro che non hanno alcuna intenzione di dialogare di, di, su argomenti che sono fuori dal programma. e La risposta di Tajani e anche degli esponenti di Forza Italia è stata che se il PD presenta una mozione a settembre sulla cittadinanza e la riforma della cittadinanza, loro sono pronti a dialogarne e mi sembra un messaggio importante. Anche se non è nel programma, eh, Claudia Conte, il governo su questo rischia di spaccarsi? La maggioranza rischia di spaccarsi? Ma io credo che come al solito sia... Cioè è, un, è una maggioranza giornali, ancora coesa, come, certo, come dicono tutti e tre i componenti. Ma sì, che a volte siano più giornali e i giornalisti a, ad acuire queste, a, a, ad ingigantire questa, questa normale dialettica tra, tra i partiti che che allarga tra i partiti. anche la maggioranza e prende un elettorato ancora più ampio. Nella stessa intervista di cui eh, Marco parlavi oggi a Tagliani sul, sul Corriere. Dice. Eh, lui stesso parlava eh, riguardo eh, il caso dello del Just Scole che eh, non fa parte del, dell'agenda di governo, eh, tuttavia, eh, qualora si volesse poi da settembre riaprire il, il tema, eh, partirà dalla, dalla maggioranza, dal governo, un dibattito su questo tema, cercando dei punti di, di contatto. Quindi sicuramente tutti d'accordo sul, eh, sulla negazione di una eh, riforma di quest'articolo 91 eh, del, del 91 due per quanto riguarda lo Giussoli, quindi lo Giussoli che tra l'altro non c'è in nessun paese europeo, non potrà essere eh, introdotto perché eh, diventerebbe un incentivo eh, per eh, tanti migranti irregolari ad arrivare, nel nostro, scegliere il nostro paese esclusivamente perché avranno una cittadinanza facile, eh, gratuita e questo non, non va bene. Mentre sullo Giusscole il discorso è sicuramente diverso perché dopo un ciclo di studi, di, di Dieci anni eh, dopo che eh, si manifesta insomma, una, un attaccamento al nostro Paese, perché chi viene qui? E viene qui per studiare, per, con la volontà di fare bene per il nostro paese, di migliorarlo, di eh, essere anche una risorsa in termini produttivi, eh, può essere considerato sicuramente italiano e, e lo Sandro, è. Alessandro Iacometti, ma sono temi estivi eh, per far parlare la politica, per far parlare i politici che spesso vediamo, però, che parlano da sotto l'ombrellone, dalle camere d'albergo. O è veramente un tema che può spaccare in qualche modo la maggioranza alla ripresa dei lavori? Assolutamente. Avremo no. altre emergenze di cui occuparci? Allora, il tema in sé assolutamente no, perché lo Iuscole poi non fa altro che anticipare di uno o due anni quello che è già il raggiungimento della cittadinanza, cioè già l'ottenimento della cittadinanza al diciottesimo anno di età di, di, esatto. di chi è nato in Italia, quindi non mi sembra una svolta epocale, non credo che anche la sinistra la consideri una svolta epocale se non fosse che la sinistra, come è già accaduto in passato... Con con Alfano e con tutte eh, le, le, le costole diciamo, della maggioranza che avrebbero potuto mettere in difficoltà eh, la maggioranza stessa nel momento in cui governava, stanno adesso lusingando Forza Italia e facendogli credere che si può creare una, una sorta di alleanza al centro, fare un centro sinistra con Forza Italia. Ma sono tutte ipotesi che vivono nei sogni diciamo, della sinistra più che eh, nella testa di Tajani e di Forza Italia. Italia, come eh, i giornali di sinistra e alcuni esponenti di sinistra hanno volutamente enfatizzato queste posizioni di Marina Berlusconi per dire ah, adesso vedi Forza Italia farà il baluardo, il paladino sui diritti rispetto a questa destra cattiva che de comprime i diritti, la deriva autoritaria, tutto quanto, il fascismo, Però là è, ci sono i buoni che è chiaramente un, un tentativo di, di, di spaccare la maggioranza. Detto questo, il... Eh... I distingui di Forza Italia all'interno della maggioranza ci sono sempre stati, ci sono stati sul Superbonus, ci sono stati sulla giustizia, ci sono stati su tantissimi eh, temi. E la novità di quest'estate è che c'è la disponibilità al dialogo con la sinistra dichiarata da Tagliani e quello sicuramente è un elemento di novità che io credo dipenda dal eh, risultato delle elezioni europee. Per cui Forza Italia sta cercando di posizionarsi e di occupare quello spazio al centro che è stato diciamo dimostrato non occupabile dagli attuali partiti che si prefiggono quello scopo, ovvero sia Italia viva, eh, e dice chiaramente, quando dice i diritti non sono della sinistra, sono di tutti, è chiaro che eh, si propone come il, il principale candidato per quei voti che sono al centro, ma non solo perché eh, essendo Però lì c'è uno spazio elettorale, c'è eh. uno spazio elettorale che va conquistato e che effettivamente eh, sia Renzi sia Calenda hanno, hanno avuto di difficoltà. e eh no Renzi adesso sta rifacendo l'alleanza con la sinistra ha capito anche che con lo spazio elettorale non riesce ad occuparlo da solo e quindi sta cercando di riprenderselo stringendo un patto... Beh, con Renzi le ha provate tutte, l'ultima che gli era rimasta era quella E che sta provando, creando enormi difficoltà anche a sinistra perché adesso a Genova voglio vedere come fanno la lista civica con Renzi dentro, sì. senza, senza Italia Viva, senza il simbolo. Vabbè, comunque, eh, a parte questo, anche perché lui poi sta in giunta in un sacco, di, non solo a Genova, ma sta in, in, nel, con il centrodestra in, in tantissimi territori, diciamo, sia regionali, sia locali. Quindi questo credo che sia l'operazione di... Eh, Forza Italia legittima di tentare di allargarsi verso il centro nel momento in cui la destra è occupata in maniera molto forte sia dalla Lega che da Fratelli d'Italia, ma di qui a pensare che possa esserci un problema all'interno della maggioranza sinceramente credo che eh, il eh, passo eh, sia eh, lungo. Eh, Anche perché lo hanno lui, detto. No, dico, ma loro stessi sì, ieri in eh. Masseria hanno detto cioè, che Foti nessun problema per il governo. No, ha fatto eh. un comunicato dove ha detto basta perché eh. se no ci spacchiamo. No. Dobbiamo andare avanti con le cose del programma. L'ha detto il capogruppo dei Fratelli d'Italia, mica il giornale di sinistra. L'ha detto un po' anche Tagliani in fondo. Alessio, è possibile? sei d'accordo con quello che è stato detto fino adesso? Sì, condivido. È una lotta di posizionamento politico. Teniamo presente che l'Italia è il primo paese nell'Unione Europea per concessione di cittadinanza agli stranieri. I figli degli immigrati non hanno nessun diritto conculcato quando vanno a scuola con i nostri figli, quindi non c'è un tema vero e proprio se non una battaglia simbolica, della sinistra sicuramente, ma anche di Forza Italia che vuole riconquistare questo centro che ha cercato di prendersi Lorenzi e forse Calenda, non ci sono riusciti. E giustamente vogliono cercare in Forza Italia di conquistare il centro, perché sanno che un governo di centrodestra potrebbe essere attrazione Forza Italia in futuro e non attrazione meloni. Perché gli italiani non hanno votato Fratelli d'Italia perché sono ontologicamente di destra, ma perché tendenzialmente negli anni hanno votato la novità, si sono innamorati di Renzi, si sono innamorati di Salvini, adesso hanno puntato su Meloni, che sembra nuova. E quindi hanno dato questa grande chance a Fratelli d'Italia, che da parte sua non è un partito che ha occupato lo spazio della destra sovranista. Questo non è vero, perché in politica estera, Fratelli d'Italia ha una posizione. Più consonante con Biden di quanto non ce l'abbia il Partito Democratico. Su Ucraina, su Israele, su un posizionamento euroatlantico. Fratelli d'Italia sta seguendo l'ortodossia euroatlantica, sta facendo bene perché Meloni ha capito che venendo da un partito outsider e avendo l'Europa contro di lei, se non faceva questa forte adesione, questa for forte petizione di principio verso i valori euroatlantici, appena si sedeva sullo scanno più alto di Montecitorio ci arrivava una bella lettera di Trichet, o del nuovo Trichet che diceva fatti le valigie e tornatene a casa. Allora, la lotta è al centro, anche Fratelli d'Italia lotta al centro, ma lo vediamo anche, per esempio, con le stesse nomine. Si sta parlando di mandare come commissario Fitto, che viene da Forza Italia, o addirittura leggo i nomi di Belloni e Cingolani, che vengono da un altro mondo, vengono da Draghi, addirittura Cingolani è stato consulente del Movimento 5 Stelle. No, no Quindi, Draghi, lui è... Sì, di... Esatto, di Draghi, ma Cingolani era vicino sì, anche al movimento. che fare no, poco... Diciamo che i 5 Stelle erano contenti perché c'era il ministro della transizione ecologica. Okay, Beh, ma apriamo... Il dato di fatto <ride> è che anche è sta facendo questa battaglia al centro. Alla ricerca del centro, del centro perduto, okay, Forza Italia sta facendo questa operazione con i, i diritti di cittadinanza. Può essere un'operazione interessante rispetto alla quale forse addirittura i partiti di destra che vogliono guardare anche loro al centro potrebbero aprire. Perché lo ius scole è una cosa molto diversa dallo ius soli. Eh certo. okay, lo ius sanguinis sei italiano perché lo sei di nascita. C'è il paradosso che abbiamo gli riundi in Sud America che non parlano italiano e che hanno la cittadinanza italiana. Ma lo, il semplice just soli per cui nasci qua e diventi cittadino non funziona, no. perché altri paesi che hanno applicato questo modello hanno esperito una serie di problematiche, anzi, a dire la verità, io penso che è un bene che il Parlamento parli di questo argomento. Quindi italiani quando dice non è nel contratto di governo ma parliamone nel Parlamento, fa bene, perché questi sono temi alti, ci sono le aziende che a vogliono sicuramente di, più immigrati, ma alti. ne devono ci, discutere i parlamentari. Eh, sì, sì, ci però, fermarmi un attimo, e sono curioso di sentire anche su questo cosa dice Fabio Salamida. Eh, aprire una finestra sul, sugli esteri e sulla nostra linea, per esempio, nei confronti di Israele, mi dà la possibilità. Prima di fermarci un attimo, di leggervi questa agenzia arrivata poco fa <coughs> che riguarda le trattative per eh, una tregua a Gaza. Parla Hamas attraverso il suo portavoce e fa sapere che non c'è alcun progresso nei colloqui per il cessato del fuoco. La nuova proposta è considerata una concessione rispetto a quella americana del 2 luglio. Continua a evocare quest'ultimo eh, quest accordo eh, Hamas che aveva accettato dopo le garanzie da parte di luglio che, ehm, che aveva accettato da parte dei mediatori degli Stati Uniti, lo ha detto il portavoce dell'ufficio politico di Hamas per l'appunto. Quindi eh, da questo punto di vista una brutta notizia. Qualche istante di pausa e torniamo subito. Ben trovati, 10 .23 ancora in diretta con Coffee Break Estate. Fabio Salamida, eh, avevamo, volevamo chiedere la stessa cosa che abbiamo chiesto ai colleghi su questa questione: come si eh, compone la maggioranza, che in questo momento è scomposta: una, una parte a Roma, una parte in Puglia, nella masteria di Giorgio Meloni. C'è un eh, rischio di spaccatura? Tu vedi la possibilità che possa esserci un problema per la maggioranza da questo punto di vista, o è solo un pur parlé? Allora, diciamo una cosa, il, il potere di solito è un forte collante, quindi eh, sicuramente ci sono delle tensioni. Non è stata detta una cosa, è chiaro che c'è una questione al centro, ma ce n'è anche un'altra. Eh, Alle elezioni europee Forza Italia, che era un partito che in molti davano eh, per finito dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha sorpassato la Lega di Matteo Salvini. Che eh, Antonio Tajani in qualche modo eh, stia cercando di mettere, tra virgolette, a rendita questo sorpasso eh, non mi stupisce, francamente. Eh, ci sono dei nuovi equilibri all'interno della maggioranza Forza Italia, non è più il partito minoritario che sta lì a fare numero e quindi su una serie di questioni sta alzando la testa. Sulla questione della cittadinanza, eh, qualcuno prima ha detto che... Lo no, u sarebbe, eh, diciamo, più una questione simbolica. In realtà non è così. Eh, stiamo parlando di 800.000 ragazzi, studenti italiani. E parliamo per lo più dei figli delle nostre badanti, delle persone che vengono a fare le pulizie nelle case o che lavorano nelle imprese di pulizie, eh, i figli dei, dei cuochi, delle cuoche nei ristoranti o di eh, tanti cinesi che hanno attività qui in Italia ormai da molti anni. Cioè sono ragazzi completamente integrati, eh, italiani di fatto, che però eh, per una questione di burocrazia, perché è vero che a 18 anni loro possono diventare italiani, ma è pur vero che attraverso la burocrazia non ci riescono prima del raggiungimento dei 20, 21, 22 anni in molti casi e vedono, eh, diciamo, vedono pre, eh, sono, diciamo hanno una serie di attività che gli vengono precluse parliamo ad esempio eh, con le Olimpiadi se ne è parlato molto della possibilità di partecipare a discipline agonistiche eh, parliamo per esempio della possibilità di iscriversi a dei corsi universitari e di eh, frequentare l'Erasmus ecco stiamo parlando di questo quando parliamo di U-Schooler cioè, stiamo parlando di 800.000 ragazze e ragazzi che in Italia eh, tra l'altro devono eh, avere un permesso di soggiorno per lo Stato in cui sono nati, una cosa un po' folle da un certo punto di vista, eh, sono una serie di, eh, di ragazzi che non hanno tutti i diritti che hanno i ragazzi italiani, non ce li hanno perché sono nati da genitori stranieri, ma si, basterebbe una legge molto semplice per anticipare di qualche anno, e lo scolai sarebbe questo, per anticipare di qualche anno, di qualche anno la possibilità di. Eh, di diventare cittadini italiani per risolvere tanti, tanti problemi di questi ragazzi. Tra l'altro in, in un momento in cui eh, di inverno demografico, in cui non si fanno più figli, e eh, probabilmente questo potrebbe anche aiutare eh, da altri punti di vista eh, diciamo, il nostro paese. Sono italiani di fatto, sono ragazze e ragazzi che malgrado i lineamenti possano sembrare diversi dai nostri, o come direbbe Vannacci, non rappresentano l'italianità, lui che è così simile a un ex presidente algerino. Eh, sono ragazze e ragazzi che sono italiani eh, a tutti gli effetti e che è sbagliato considerare eh, stranieri. E, io penso che forse anche la Lega e Fratelli d'Italia, che sicuramente sull'immigrazione hanno fatto il core business della loro propaganda, dovrebbero iniziare a pensare eh, a delle aperture da questo punto di vista. Perché, ripeto, non parliamo dei barconi, non parliamo degli immigrati irregolari. parliamo ma ma di Ma sicuramente, che sicuramente un tema in Italia, è un tema: è un tema popolare è un tema che interessa molte persone e di, di riflesso interessa e sta interessando anche la politica purtroppo um, perché c'era anche un altro tema di cui volevamo parlare lo stavamo facendo prima durante la pubblicità perché è un altro dei, dei temi sui quali la politica si divide eh, ed è quello delle carceri, perché l'Italia, come sapete, è sempre sotto l'occhio dell'Europa, la situazione nelle nostre carceri è evidentemente esplosiva, non lo è da oggi, lo è da decenni, forse con un unico partito che denuncia nel corso della storia, storicamente, quello che succede all'interno delle carceri. Ci sono stati due episodi di, eh, chiamiamole, rivolte sedate in carceri italiani negli ultimi giorni, ci sono stati eh, troppi suicidi, credo siamo arrivati quasi a 70 dall'inizio dell'anno una situazione esplosiva che non vede una soluzione posso chiederti eh, Antonio Fraschilla poi sentiamo anche gli altri per quale motivo eh, nell'affrontare questo tema nessuno mai si occupa del fatto che andrebbero costruite nuove carceri nel senso le strutture le abbiamo eh, andremo incontro anche alle esigenze degli stessi detenuti andremo incontro anche a quello che ci chiede l'Europa e eviteremo tanti problemi anche che si creano tra magistratura e, e politica sì, il eh, motivo eh, questo principale. Il delle carceri è un tema che evitano tutti molto accuratamente. Sì, e tra l'altro la situazione delle nostre carceri, come hai detto, è, è disastrosa da decenni. Da decenni. E qualsiasi governo di destra, di sinistra, di centro, di 5 Stelle non, non ha se contato, mai non se ne è mai occupato. Un po' perché eh, purtroppo il tema dei carcerati, i carcerati sono considerati gli ultimi o i penultimi della società e quindi non hanno nemmeno portatori di interesse che fanno le loro battaglie, prima citavi il partito, immagino ti riferissi ai radicali che fanno da sempre battaglie su quello che avviene nelle nostre carceri. Eh, e quindi non è un tema, tra virgolette, popolare, tradotto elettorale. Insomma, non, non porta consenso se noi diamo un posto migliore a chi è in Però carcere. Però porta consenso Però il fatto, per esempio, adesso... di... Rimettere in libertà o favorire l'ingresso esatto. nella società di chi invece dovrebbe stare in carcere, questo, eh, sì, dal eh, punto di vista della sicurezza, dovrebbe essere un tema. Esatto, del eh, assolutamente, bravo, esatto, assolutamente, dovrebbe essere un tema, però, viene affrontato tutto in maniera demagogica. Sulla sicurezza, dove il problema della sicurezza si risolve manda mandando in carcere chiunque, anche quello che eh, ruba un, quel libro. Qui, mentre stiamo parlando perché questa è la propaganda, dice, sul tema della sicurezza. No, il tema delle carceri è fondamentale, è anche un tema che è stato sollevato in quest'estate da Forza Italia, per esempio, che ha aperto a, eh, diciamo, a, tra virgolette, a un alleggerimento della situazione carceraria per risolvere intanto l'emergenza attuale. Non appena eh, il Ministro Nordio ha iniziato a parlare di una possibile soluzione, che stava studiando il Ministro, tra l'altro con i suoi tecnici, l'ha accennato al garante dei detenuti, cioè per esempio la possibilità di consentire a chi ha solo due anni da scontare, di poterli scontare solo per alcuni reati, per carità, eh, ai domiciliari, è chiaro che è proprio Fratelli d'Italia è intervenuta con il sottosegretario del Mastro a dire Nordio non si deve occupare di questa cosa, non è questa la soluzione, non siamo per... Risolvere così il, il, il problema. E resta quindi la, la proposta di chi governa, cioè qual è la proposta per risolvere un'emergenza che è sotto gli occhi di tutti. Le carceri non sono più adatte ad ospitare detenuti né nei numeri che ci sono attualmente nelle nostre carceri. Le rivolte che stanno avvenendo avvenendo quasi quotidianamente. le carceri non sono eh, frutto di un movimento manovrato, ma sono frutto purtroppo di una situazione insostenibile. L'ultima, qui a pochi, pochi metri dalla nostra sede, a, al carcere romano di Regina Celi che se non sbaglio è, eh, uso un termine brutto, in overbooking, ma è, per far capire, insomma, di, credo del 180%, eh, so, so che Claudia, quanto ti sei occupata di carceri ultimamente. Io sono stata proprio in visita eh, sia al carcere Gina Celi e sia a, la casa circondariale eh, a Salerno e assolutamente la situazione è, è grave un bellissimo articolo di travaglio che avete mostrato prima oggi sulla verità eh, riapre un tema Adesso che noi, noi se la politica non lo fa facciamolo noi giornalisti la soluzione eh, per il sovraffollamento carcerario non è eh, scarcerare, la scarcerazione preventiva la rimessa in libertà perché abbiamo visto che diamo poi un'impunità e c'è una reiterazione eh, del reato da parte di eh, coloro i quali eh, vengono scarcerati e non scontano la loro pena eh, e quindi eh, si sentono no? pensano che in Italia tutto è possibile, tutto si può fare, non, si, non ci sono pene certe. Io penso che se gli italiani abbiano votato centrodestra è perché vogliono che la sicurezza sia una priorità. Vogliamo sentirci più sicuri nelle nostre città e quindi non è sicuramente quello il, il modo per eh, superare il problema del sovraffollamento carcerario. Certamente in carcere non ci deve stare stare, ad esempio, i malati psichiatrici dovrebbero stare nei REMS, così come i tossicodipendenti che devono stare nelle comunità per tossicodipendenti e ma per quanto riguarda eh, insomma, eh, altri tipi di detenuti devono scontare la loro pena se sono lì c'è un motivo poi è chiaro che debbano esserci e qui Nordio dice bene ci deve essere un'umanizzazione carceraria quindi ben venga tutto ciò che può in qualche modo eh, permettere l'articolo 27 quindi la, la funzione rieducativa della pena eh, quindi più telefonate per, per i detenuti eh, magari anche un incendio, no, piccole un cose che possono detenuti, alleviare insomma eh, quella che comunque è una pena non indifferente anche perché... Però ecco perché... nuove carceri, quindi usare, ci sono tante cioè, caserme, questo se ne parla da tanti anni. Mi sono resa sicura: non ci sarà l'aria condizionata nelle carceri, di questo siamo abbastanza sicuri. Ed è eh, il caldo di questi giorni sicuramente un aggravante che probabilmente Ma ha tanti contribuito tanti anche a vivere resa dentro. Eh, eh, ad esempio, per quanto riguarda inferno. la parte femminile, sta molto meglio rispetto a quella maschile, perché le donne commettono meno reati e ce ne sono di meno. Ce ne sono di meno. E, e ci sono tantissimi. Immigrati. Il 30% si tratta di immigrati, molti dei quali irregolari. Quindi e su anche questo, questo c'era un'altra un proposta, ma ne dobbiamo parlare tra poco. A proposito di caldo, ci sono le previsioni del tempo, e poi ci rivediamo qui per parlare sempre comunque di clima in qualche modo. Bentornati a questo breve appuntamento con il meteo. Andiamo subito a vedere le previsioni per oggi. Iniziando dal nord, migliore al nord-ovest, ancora piuttosto instabile tra Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia-Romagna. Tempo molto instabile al centro, con rovesci e temporali anche intensi, specie tra Umbria, Marche e Abruzzo. Al sud, anche qui molte nubi, con rovesci e temporali più probabili e diffusi sui settori peninsulari, sulle isole maggiori schiarite e fenomeni più isolati, comunque più probabili sul nord della Sicilia. Temperature, crollo termico. Definitivamente avvenuto, come si può vedere sia dai numeri in tabella, sia come massa d'aria con la mappa a sinistra, che segnala valori che addirittura in alcuni casi vanno sotto le medie stagionali, sono le aree in celeste e azzurro. Il tempo per martedì 20 agosto, ampie schiarite al nord su molti settori, ma con ancora qualche fenomeno non solo sui monti, specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige, ma anche qualche rovescio temporale altrove, più probabile in Romagna. Al centro parziale miglioramento con nubi e schiarite ma ancora con una certa instabilità fuori. A di locali, rovesci o temporali. Anche al sud nubi e schiarite con rovesci o temporali sparsi, specie settori interni, Calabria Tirrenica e nord Sicilia, schiarite più ampie in Sardegna e settori ionici. Temperature qualche aumento al centro in aumento più deciso al nord e Sardegna, in diminuzione invece su parte del sud, specie in Sicilia. Nelle medie del periodo leggermente inferiori al centro-sud, mentre al nord si ricomincia a tornare, sebbene di poco, sopra media. Infine la tendenza per mercoledì 21 agosto al nord Nord Bel tempo inizialmente ovunque nel pomeriggio, però possibili rovesci o temporali sui rilievi del Triveneto. Sereno, poco nuvoloso al centro, residua debole instabilità su zone interne tra Marche e Abruzzo. Bel tempo in Sardegna, variabilità con ancora qualche temporale sulle zone interne peninsulari del sud e sul nord della Sicilia. Va meglio in Puglia, Calabria ionica e sud della Sicilia. Temperature minime in lieve aumento ovunque, così come le massime specie al centro. Valori come massa d'aria complessiva sopra le medie del periodo al nord in linea con la stagione al centro sud come si vede dalla consueta mappa a sinistra per oggi è tutto grazie per averci seguito a domani gli ombrelloni e sdraio che una volta erano 8-10 euro ora erano 15-20 euro i giorni feriali, festivi anche di più. Credo che l'aumento sia evidente, sia evidente anche dai movimenti, cioè, vediamo che le spiagge sono molto più meno affollate. Alla spiaggia libera come nei Liri sono tutti d'accordo, agosto caldo e non solo da un punto di vista meteo, stando al Codacons, le tariffe di lettini, sdraio, ombrelloni e cabine hanno subito un costante rialzo anche quest'anno in un business, quello dei balneari, da 10 miliardi a stagione, di cui appena 115 milioni arrivano allo Stato. Le cose sono più care, sia gli ombrelloni che lettini e gli ingressi agli stabilimenti. Noi però veniamo alla spiaggia libera, quindi l'ombrellone eh, io me lo porto. <ride> Aumenti dunque in una partita del tutto aperta, quella per le concessioni degli stabilimenti che secondo la normativa europea andranno messi a bando entro fine anno e che appena prima di Ferragosto hanno portato la mini serrata dei balneari che chiedono al governo di intervenire sull'applicazione della direttiva Bolkestein. La direttiva Bolkestein in che maniera lede i vostri diritti? Eh, nel non riconoscere tutto ciò che è stato fatto per la nostra città e per il turismo nazionale. Ma l'agosto rosso dei rincari ha segnato aumenti non solo sotto l'ombrellone e ha spinto 3,7 milioni di italiani a restare a casa per ragioni, appunto, economiche. Tanta gente è costretta a rinunciare alla vacanza quest'anno. Beh, diciamo che dobbiamo limitarla. Sia nei bar e anche nelle trattorie ci sono stati dei rincari. 79 euro in due. Il vino, è il vino di, diciamo, della casa, 16 euro. Eccessivo, eccessivo, non è troppo, è troppo. Eppure chi ha potuto contare su un po' di ombra nei lidi, qualche ritocco al prezzo lo ha notato. Aumenti anche sciocchi certe volte. Di che genere? Beh, la doccia che magari aumenta da 0,50 a 1 euro, è una sciocchezza perché noi siamo abbonati, però io credo che nell'economia soprattutto di, dei ragazzi credo che influisca. Giovani che secondo le elaborazioni di facile.it ricorrerebbero sempre più a prestiti per pagare le vacanze, mentre c'è chi, specie sul web, assicura che alle vacanze in Italia ci rinuncia per scelta più che volentieri. In Spagna e in Grecia, sdraio e ombrellone costano meno della metà. Io tra, pochi, tra due giorni vado in Sri Lanka, sono abituata a viaggiare molto, quindi... So bene come trovare le giuste combinazioni di voli. Quindi, per chi rinuncia alla vacanza perché magari è costretto a organizzarsi in maniera estemporanea, tu che suggeriresti? Di organizzarsi prima. Questo sì, perché all'ultimo i prezzi sono assurdi. Come dicevamo all'inizio è un'estate calda sotto molti punti di vista, non solo quello climatico, anche quello dei prezzi e poi c'è la questione annosa dei balneari ma riparto da Sandro Giacometti sulla quale non sembra anche qui come per le carceri, insomma nessuno vuole mettere mano non ci ha messo mano neanche il governo Draghi Io do intanto una notizia che quest'anno nessuno ne ha parlato ma i biglietti dei, degli aerei sono diminuiti è uno dei pochi, è una delle poche voci in calo eh, rispetto a tutte le altre che sono aumentate L'altro anno è stata l'estate calda dei biglietti aerei inchieste, cose pazzesche. No? Anche tutti... il prezzo della benzina <ride> anche il prezzo della benzina è sceso. Per quanto riguarda i balneari, sì, direttiva Bolkestana del 2006, tutti se ne sono fregati bellamente. E il problema italiano è un problema particolare perché noi abbiamo una eh, consistente eh, presenza di stabilimenti balneari sulle nostre coste a differenza di altri paesi europei. I nostri stabilimenti balneari spesso hanno costruzioni hanno servizi e sono anche un eh, elemento forte di attrazione del turismo specialmente straniero che è quello che l'anno scorso e quest'anno ha eh, non solo eh, permesso al settore di raggiungere livelli record ma quest'anno ha anche dato un contributo straordinario al PIL italiano con l'industria in sofferenza i servizi che stanno trainando la crescita e in particolare i servizi ricettivi quindi il turismo, la ristorazione il commercio e tutto l'indotto diciamo, che sta nel turismo che vale all'incirca 13-14% del PIL quindi è un settore da toccare con le molle diciamo, cioè bisogna stare attenti anche perché io ho visto da sinistra che per vent'anni non ha fatto nulla sui balneari, che inizia a strisciare, diciamo l'idea che questi sì, stabilimenti ci hanno rotto, non è che facciamo le gare per altri stabilimenti, ma togliamo proprio gli stabilimenti e facciamo tutte spiagge libere: il 70% di spiagge libere. Io ho la sensazione che questo sia una iattura per il turismo perché l'Italia, soprattutto in alcune zone, penso alla costiera romagnola, ad esempio, è conosciuta proprio per i servizi offerti dagli stabilimenti balneari. Però le spiagge libere vanno. Benissimo, devono esserci, ma non è che gli stabilimenti li possiamo azzerare, anche perché sono imprese, sono famiglie, sono dipendenti, ci sono occupati, quindi insomma è, è, è un settore che va tutelato. Chiaramente a un certo punto queste gare dovranno essere fatte, bisognerà trovare il modo di indennizzare adeguatamente gli investimenti fatti dagli stabilimenti. E questa è la strada? Chi li ha fatti? Beh, sicura, sicuramente sì, almeno diciamo c'è tutto un blocco anche politico che sostiene che la, la il provvedimento quello che era stato messo a punto faticosissimamente da Draghi che poi anche lui scelse di posticipare la soluzione che però prevedeva una serie di indennizi fosse una buona base di partenza quello potrebbe essere di sicuro bisognerà dare un tempo necessario per la, per la transizione bisognerà forse valutare anche in base alle zone diciamo in base all'occupazione all tipo l'indennizzo della... certo No, sia il tipo di indennizzo sia anche eh, stabilire un po' dove eh, rendere obbligatorie le gare eh, in base alla, a, quante, a quanta eh, diciamo, costa libera ancora c'è, quanta costa è occupata dal, dagli stabilimenti. Però sicuramente ormai il dossier va preso in mano, sono passati troppi anni, quindi anche perché molti territori si stanno muovendo in ordine sparso creando grandi incertezze e grandi difficoltà, insomma, perché molti comuni stanno iniziando a mettere a gara le, le, le concessioni. Scadute. So e se... ognuno con le sue regole, tutti diverse. Tutti diverse sì, sì. Alessio Postiglione che si è occupato di, di ambientalismo con un libro il, che si intitola Ambientalismo Possibile. Non so se hai incluso anche il tema balneari all'interno di, di quello che hai studiato oppure, oppure no. Ma ah, tangenzialmente il libro si occupa più che altro dell'ambientalismo, di come il futuro delle, del paese, ma anche dell'economia, passi attraverso la transizione energetica e la transizione ambientale. Ma come anche ci sia un rischio per le industrie a fronte di un ambientalismo alcune volte ideologico che avanza nelle nostre società, un po' l'ambientalismo dei no. Sul tema dei balneari sono assolutamente d'accordo con quanto è emerso sino adesso: l'idea dell'indennizzo è valida. Io direi: liberalismo è libertà, liberalismo è mercato. A destra come a sinistra, tutti quanti fanno a gara per fare l'ibredi. Sì, ma a proposito di, di cose argomenti che non si possono toccare, perché se li mettiamo tutti in fila, ehm, sono tutti argomenti che nessuno vuole toccare in nessun modo. Eh, I balneari, i tassisti, le carceri, eccetera, eccetera. Eh, un altro argomento che invece viene toccato spesso, ma ehm, spesso anche senza arrivare a nessun risultato, è il famoso Green Deal di cui sicuramente ti sei occupato. Eh, C'è però un'indicazione su questo che ci è arrivata dall'Europa perché se è vero che adesso vedremo quali sono i commissari, come verrà composta anche questa partita dal nostro governo, ma se c'è un'indicazione chiara che è arrivata dal, dalle elezioni europee è che c'è un partito che è stato nettamente sconfitto ed è quello dei Verdi insieme a quello eh, di Macron. Ecco come mettiamo insieme tutte queste cose? Cioè il nuovo indirizzo che soprattutto eh, il governo di Giorgio Meloni vorrebbe dare all'Europa, eh, il governo... Il nuovo governo, della nuova commissione che deve essere creata, un Green Deal che ormai è stato abbozzato e che in qualche modo, in una direzione o nell'altra, dovrà, dovrà sfociare in qualche cosa. Ecco, come mettiamo insieme i pezzi di questo puzzle? È un rebus. Il Green Deal è stato messo in discussione soprattutto dai siti produttivi. Non è un caso che quando la von der Leyen è andata appunto in Parlamento. È stata letta, ha parlato di riforma del Green Deal, Clean Industrial Act, dovrebbe essere il nome del nuovo Green Deal, che cerca di portare avanti di più gli interessi delle imprese che sono a favore di una transizione energetica sicuramente, ma che sia sostenibile anche dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale. Noi non possiamo smantellare le industrie tradizionali o eliminare completamente i combustibili fossili, soprattutto a fronte del fatto che le famose auto elettriche. Che si basano sulle terre rare, il cui monopolio è in mano ai cinesi. Quindi rischiamo di passare dalla padella del legame con la Russia per il gas alla brace del legame nei riguardi di un altro paese ostile all'Unione Europea, agli interessi euroatlantici come quello della Cina. Ci vuole il principio della neutralità energetica, cioè di scegliere di volta in volta il paradigma migliore. Ci sono strade che si fanno avanti. L'Italia, per esempio, porta avanti la battaglia. Sugli e-fuel, sui biocarburanti, che potrebbe essere interessante perché, per esempio, il comparto italiano si occupa molto nell'automotive dei motori tradizionali. Da questo punto di vista, l'operazione van der Leyen di prendersi voti del, dei verdi è un'operazione che richiama molto la politica interna, dove il governo giallo-verde è un governo dove ci sono i verdi, dove la stessa industria dell'automotive tedesca. Tendenzialmente ostili a questo ambientalismo esasperato delle auto elettriche a go, go però sta cercando una via di uscita con un canale preferenziale sì, con molte la le parti Cina. in causa e tutte anche molto potenti. Quindi staremo a vedere come, come parlando, poi eh. verrà composta <ride> la, la partita. Dobbiamo <ride> <è partita>. <ride> dare la linea perché a Francesco Magnani che ci sta aspettando, c'è l'area che tira dopo di noi. Francesco, buongiorno. Di quali temi vi occupate oggi? Marco, buongiorno e buona settimana. Prima di occuparci delle grane della politica italiana, l'ira la di Giorgia Meloni per il retroscena del giornale, secondo cui Arianna Meloni sarebbe eh, prossima a ricevere un avviso di eh, garanzia per aver partecipato a dei vertici politici sulle nomine, noi ripartiremo eh, dalla Russia, in particolare dalla regione di Kursk. Sono già eh, oltre dieci i giorni in cui le forze speciali ucraine occupano territorio russo. Oramai non si può più parlare di incursione, ma vera e propria eh, invasione. Perché la Russia se la prende con i giornalisti del nostro servizio pubblico che, sono, eh, che, hanno, occupato, che hanno seguito le truppe di occupazione ucraine quando tutti i giornalisti occidentali sono, stanno facendo la stessa eh, operazione? A ragionarne con noi Fabrizio Dragosei, storico corrispondente del Corriere della Sera da Mosca, l'ex generale Vincenzo Camporini, Pierfrancesco Maiorino, Francesco Borgonovo, eh, Maurizio Gasparri. Poi, visto che è il primo lunedì dopo... Per agosto, apriremo una ampia pagina dedicata al turismo e al suo corrispettivo negativo, l'over turismo saremo con la nostra inviata dei decumani di Napoli eh, stracolmi di gente come fosse eh, il periodo pre-natalizio, vi porteremo eh, a Gallipoli e vi renderemo anche conto del bilancio di questa stagione turistica fatta ieri dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè proprio alla Versiliana, infine Andremo a Chicago perché oggi si apre la Convention eh, Democratica che eh, investirà ufficialmente Camara Ellis alla corsa alla Casa Bianca con noi Antonio Di Bella. Questo e tanto altro tra poco all'aria che tira. Bene, allora ti aspettiamo, vi aspettiamo tra pochissimo. Eh, mi dispiace non essere riuscito a chiedere un ultimo parere anche a Fabio Salamita su questo, ma dobbiamo fermarci e ringrazio chi ci ha accompagnato in questo racconto oggi. Antonio Fraschilla, Claudio Conte, Sandro Iacometti e Alessio Postiglione. L'appuntamento con voi è domani sempre qui alle 9.40 coffee break estate sulla 7 arrivederci